Buonasera amici di YouTube e ben ritrovati con l'ottava puntata delle storie horror. Nuova sigla, nuovo sketch e un nuovo uomo. Oggi avremo un grande ospite, un grandissimo ospite, ma cosa dico grandissimo? Una leggenda, una vera autentica leggenda. E per capire questa leggenda dobbiamo tornare indietro, indietro negli anni. E ritorniamo indietro fino all'arena dell'antica Roma. Stiamo parlando del Colosseo. All'interno del Colosseo c'era il carissimo Giulio Cesare, che chiamava i suoi gladiatori a combattere fino all'estremo. Ma uno di essi è risultato l'unico e incontrastato. Stiamo parlando di Gianni Sollo, colui. Questo uomo ha fatto la storia. La storia di tutto il mondo. Ha cambiato ogni genere di lettera, ogni genere di storia. Quando ha sconfitto tutti in quell'arena, si alzò davanti a Giulio. E Giulio Cesare diede un pollice alto e gridò GG! Da quel giorno Gianni Sollo fu ricamato GG e ogni pubblico gridava GG, GG. Un mito, una leggenda. Andiamo avanti. Ispirandosi a quest'uomo GG, tutti hanno voluto prendere ogni suo pezzo. Che cosa intendo? Intendo dire che si sono ispirate le sue grandissime doti da combattente. E che cosa intendo dire con questo? Non lo so, sto cercando di improvvisare. Scherzo, ovviamente. Andiamo nella Grecia. C'è un uomo che ha fatto le 12 fatiche. Lo conosciamo tutti ormai. È stata una grandissima, oddio, grandissima. È una semidivinità. Poi è diventato divinità. No, non stiamo parlando di Ercole. Ma sempre di Gianni Sollo. Lui, Gigi, anche nell'antica Grecia ha lasciato il suo segno, forgiando le 12 fatiche di Gigi. È davvero stata una cosa estrema. Gigi è immortale. Altro che Highlander. Mi faceva un baffo. Chi ha fermato Leonida? Non sono stati i greci. Un uomo li ha fermati. Le divinità hanno cominciato a riunirsi e tutti che forfogliavano tra di loro hanno messo la mano in una grande teca e hanno estratto un nome. E quel nome era Gigi. Lui. E hanno detto, tu farai le 12 fatiche. E queste 12 fatiche si sono viste. Ha sconfitto i 300 spartani. Ha sconfitto ogni genere di gladiatore nell'antica Roma. Ha vinto la guerra dei 7 anni. E anche quelle dei 100. Quest'uomo ha fatto davvero la storia. Ma non è finita. Edison pensava di aver scoperto la lampadina, l'elettricità,
Scusate. Gigi ed è andato avanti fino ad arrivare a oggi. Un grandissimo. Tutti se lo seguono su YouTube, seguono le sue incredibili azioni, le sue incredibili gesta, le sue eroiche gesta. Un degno discepolo di Chuck Norris. Gigi. Se volete vedere, ha scalato l'Everest a mani nude, senza bombola d'ossigeno, 2 milioni di visualizzazioni. Gigi, sei un mito. Attenzione, stiamo parlando sempre di lui, eh? Gianni Sollo. È riuscito a giocare per 24 ore senza mai staccarsi. Un grandissimo record. Un mito. Ormai non c'è più nulla da dire su di lui. Se non che abbiamo sempre l'ospite qui di dietro. Abbiamo diversi ospiti che possono confermare la storia di Gigi e noi ce la gustiamo in diretta. Ve la lascio. A dopo. Come dici? Sì, Gianni l'ho conosciuto. È stato un grandissimo gladiatore, uno dei migliori forse, ma è stato uno dei grandissimi, ha sconfitto proprio tutti ed è stato davvero unico. E poi, senza contare che davvero io l'ho soprannominato un grandissimo Gigi. Eh sì, un vero Gigi, un vero Gigi. Rieccoci ritornati. Come avete visto, queste persone hanno conosciuto Gigi e sono ancora iscritte al suo canale. Pensavate che siano morte? Chi l'ha detto? Sono ancora qui, vive, e si sono iscritte sul suo canale. E attenzione, se non vi iscrivete, Gigi passerà anche da voi. Vi aspetta. E spero che con questa piccola storia, ma di un grande uomo, Gigi, le mie storie horror vi siano piaciute. Noi ci rivediamo al prossimo incontro, al prossimo video, un prossimo uomo o una donna, non si sa. Che cosa ci riserverà il domani? Meglio un uovo o una gallina? O meglio un uovo o Gigi? Gigi, meglio un Gigi oggi che un Gigi domani. Gigi a tutti quanti. Ah, no!